di questa città e leggevo il numero 3 di gennaio, nuova dimensione di Polizio, che ha posto dei punti chiari e che stasera sono più che mai pertinenti. Al comune di Casoria è diffusa la pratica della illegalità e il governo della città si mantiene sui compromessi, sulle coperture, ai provvedimenti illegittimi ed è affidato a maggioranze ballerine e che si costruiscono sulle concessioni di favori personali e clientelari. E ancora scrive nuove dimensioni, nuova dimensione, chiedo scusa, gli amministratori comunali hanno superato quota 200 nell'assegnazione di incarichi professionali che costano all'erario comunale una cifra che supera i 500.000 euro. E ancora, esiste la condizione penosa del comparto della Polizia Municipale, che attualmente risulta affidata a gente senza titoli e requisiti per lo svolgimento delle delicate funzioni. Ed è rimasta senza esito la lettera pubblica del comandante della Polizia Municipale che ha parlato di pressioni pubbliche e sindacali ed ha espresso giudizi pesanti sulle attuali responsabilità della conduzione della Polizia Municipale. Allora, noi abbiamo anche detto che l'API oggi è qui per incontrare la città e si propone proprio di essere portavoce di questo disagio, però abbiamo detto che oltre ad evidenziare quelle che sono le criticità, siamo qui anche per fare delle proposte e porre delle prospettive. E allora, noi, Adenzo Amato, il nostro segretario cittadino, che sto per presentarvi, poniamo alcune questioni e gli chiediamo un po' di delucidarci in proposito. Allora, ti chiediamo di parlarci dell'appalto del cimitero con uno studio di fattibilità che presenta questo studio con una cifra stratosferica, dei finanziamenti concessi e che non sono stati ancora utilizzati, del PIL della Resia da 6 milioni di euro, della programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, dei tempi del bilancio che sono tempi lunghissimi, perché è chiaro che se andiamo ad approvare un bilancio a luglio, il tenga ad agosto, evidentemente si comincia a lavorare nel mese di settembre se tutto va bene. Allora, se ci puoi decidere su questo, signori, per voi il nostro coordinatore cittadino. Buonasera. Anche io vorrei partire dall'ultima parte di una frase segnata nel libretto che il sindaco ha mandato nel periodo natalizio a tutti i cittadini, proprio per la parte che leggeva Antonio Fiorentino, quando dice aspetto fiducioso il vostro parere, i consigli che potete darmi, perché solo così saprò realmente cosa desiderate vedere realizzato per rendere migliore la nostra città. Noi diciamo che, proprio in riferimento a questo, diciamo che questa manifestazione è stata proprio indetta dall'API per esporre alla città di Casoria i maggiori punti di inefficienza e criticità dell'amministrazione e di elencare le nostre proposte e prospettive sia sotto l'aspetto amministrativo che quello politico. Queste ultime penso che saranno trattate puntualmente negli interventi che seguiranno dall'onorevole Maestro e senatore Casini. Per quanto attiene alle proposte, ritengo che il punto più qualificante di un'amministrazione sia quello di individuare le necessità e i reali bisogni dei cittadini e proporre nei tempi previsti dalla normativa specifica il migliore piano annuale e triennale delle opere pubbliche in uno al bilancio di previsione. Al fine di procedere ad una concreta e corretta attuazione della programmazione delle opere pubbliche, un'amministrazione ideale dovrebbe innanzitutto confrontarsi preventivamente con tutte le forze politiche del Consiglio Comunale e con le associazioni territoriali culturali, di quartiere, imprenditoriali, professionali e sindacali per conoscere direttamente le esigenze e i problemi della città. Altra questione importante è quella di adottare con atto di giunta la programmazione entro il 15 ottobre di ogni anno ed approvarla unitamente al bilancio di previsione almeno entro il mese di febbraio di ciascun anno. Il rispetto di detti termini consentirebbe di assegnare i piani di gestione ai dirigenti entro il mese di marzo, i quali avrebbero tutto il tempo sufficiente disponibile per definire le progettazioni incluse nel programma dell'amministrazione, di approvarle, di provvedere ai finanziamenti necessari e di pubblicare le gare entro il 31 dicembre di ogni anno, cosa che questa amministrazione non fa e certamente non ha fatto per quest'anno. È importante sapere
che la mancata pubblicazione dei bandi di gara entro l'anno comporta la impossibilità di realizzare l'opera e provvedere ad una nuova restrizione del bilancio dell'anno successivo. Il comune di Casoria e moltissimi comuni della provincia di Napoli approvano i bilanci nei mesi di giugno e luglio. Questo rende impossibile attuare concretamente la programmazione e realizzare le opere previste. Con riferimento sempre alla programmazione delle opere pubbliche, dei servizi sociali e dell'assetto del territorio, assume, secondo il mio parere, un rilievo importante la nomina dei dirigenti. Non è corretto dal punto di vista dell'efficienza amministrativa conferire ai dirigenti l'incarico per un solo anno. Chi ha esperienza diretta della materia sa che in un anno si riesce appena a capire le problematiche dei vari uffici e si può dare solo un avvio alle pratiche e alle conoscenze dei problemi, che sono spesso complessi e rilevanti sotto l'aspetto finanziario, tecnico, urbanistico, legale e programmatico. Quindi, conseguenzialmente, ai dirigenti di provata esperienza nella materia di conferimento dell'incarico deve essere effettuata la nomina per un periodo di almeno 3 anni. Risulta chiaramente evidente che gli atti di programmazione e di bilancio non sono mai aperti al confronto e al contributo della città. Il caso più emblematico è la proposta di realizzazione del nuovo cimitero. Tale opera è da considerarsi, secondo il mio parere, di rilevante importanza, forse addirittura strategica per il comune di Casoria per i seguenti motivi. La sola spesa per uno studio di fattibilità posta a carico del bilancio comunale, badate bene, con fondi condono, è importante questo perché dopo ci ritorneremo un attimo, ammonta a presunti euro 780.000, 1,5 miliardi delle vecchie lire. Poi la spesa prevista per la realizzazione dell'opera con il sistema Project Financing ammonta a presunti euro 120 milioni di euro, 240 miliardi, lo dico anche in lire per capire proprio la portata, per questo diceva che è un'opera di rilevante importanza e strategica. Poi la realizzazione dell'opera è prevista su un'area prevalentemente agricola, con una profonda trasformazione di destinazione urbanistica. Non si riesce a capire quanti metri quadrati sono interessati. L'area individuata dall'amministrazione comprende anche quella per la costruzione di un campo rom di competenza del prefetto e sembra che addirittura interessi porzioni di suolo ricadenti nel comune di Afferroma. L'opera è di interesse sovracomunale perché è previsto l'utilizzo da parte della popolazione di altri comuni. Lo stanziamento per lo studio di fattibilità, pari come già detto a 780.000 euro, viene prelevato dai fondi del condono edilizio, derivanti da introiti pagati dai cittadini, quasi tutti residenti nelle zone e quartieri periferici. Anche questo credo che sia una cosa da tenerne espressamente conto. Cioè, chi paga direttamente delle somme per il condono edilizio dovrebbe poi vedere almeno una parte di quei fondi essere reinvestiti nelle zone dove abitano e dove c'è un forte degrado e dove comunque, sia con i fondi del condono che con i fondi del Più Europa, non si è pensato proprio a fare una sola opera nelle periferie. Dunque, per tutti questi motivi, gli atti fin qui adottati credo che siano confusi, poco chiari e illegittimi, e si richiede la loro revoca anche perché lo studio di fattibilità non è previsto dal codice dei contratti che deve essere posto obbligatoriamente a carico del comune, ma può essere redatto da privati ai quali non va corrisposto alcun compenso. Quindi la revoca degli atti darebbe la possibilità di un diverso utilizzo della somma di 780.000 euro e questo è proprio il punto della proposta che è segnato sul manifesto. Questa somma, noi diciamo come proposta, che potrebbe essere investita nelle zone periferiche e nei quartieri in cui i cittadini residenti hanno versato le somme per la sanatoria del condono e specificamente per la costruzione di aree destinate a verde attrezzato, vedi il quartiere Calvadese che c'è già un suolo di proprietà del comune e altre infrastrutture essenziali come per esempio via Pietro Nenni, la strada che collega via Pietro Nenni alla scuola, non c'è un marciapiede, quindi anche quella è un'opera infrastrutturale con grave danno per la salvaguardia dell'incolumità dei ragazzi. Credo che
con questi 780.000 euro, con un serio confronto con la città e con i cittadini delle zone interessate, si potrebbero realizzare delle utili opere infrastrutturali. Poi brevemente vorrei soffermarmi sugli ultimi due argomenti, che sono finanziamenti concessi dallo Stato, Regione, eccetera, e istituzione stazione unica appaltante. Vi spiego subito brevemente. Per i finanziamenti, mi viene di dire che in momenti difficili come quelli attuali, dove lo Stato progressivamente ha ridotto i trasferimenti agli enti locali e probabilmente tali difficoltà aumenteranno con il federalismo, se non si riesce ad utilizzare i finanziamenti già concessi, si arreca un grave danno allo sviluppo della città. Credo che si debba ingaggiare l'amministrazione affinché utilizzi i seguenti finanziamenti: 6.146.000 euro, 12 miliardi di lire, destinati dalla Commissione straordinaria per la realizzazione di opere di urbanizzazione a servizio di aree commerciali e industriali già esistenti nella frazione Arpino e nel quartiere Stella. Quindi ritorniamo alla periferia, fondi stanziati, si tratta solo di definire i finanziamenti e fare i progetti, e per la costruzione di un edificio sede di uffici a servizio di attività produttive nell'area di proprietà comunale ex Macello. Cosa strana, con i fondi PIP si era previsto la realizzazione di uffici comunali area ex Macello, con i fondi più Europa, un altro finanziamento, si prevede di nuovo la realizzazione di uffici ex Macello. Due tipi di finanziamento diversi, lo stesso progetto. Per questo dicevo che c'è grossa confusione. Poi c'è ancora un finanziamento di 1,5 milioni per la riqualificazione ex edificio industriale Snaidero, destinato a centro polifunzionale nella frazione Alpino. Poi 1.093.000 euro per area mercati e fieri nella zona in via Petronelli. Anche qui con i fondi più Europa si rileva una cosa strana: sono stati destinati i fondi per un'altra area mercati e fieri, ex area aeronautica, prolungamento di via Boccaccio. Quindi qui abbiamo la destinazione di due finanziamenti per due progetti che sono simili in un'area di 1 chilometro. Ed infine euro 1.032.000 per la realizzazione di tronchi viari di collegamento tra la zona Calvarese, via Cortese, via Fieri e via Petrarca. Capiamo tutti quanto sarebbe importante realizzare quest'opera per il deflusso del traffico. L'ultimo argomento sul quale mi soffermo è quello degli appalti pubblici. Io, che sono stato, diciamo, 36 anni funzionario del settore dei lavori pubblici, ritengo che almeno al comune di Casoria questo sia una scelta importante da fare, e la consiglio all'amministrazione e a tutte le forze politiche presenti, perché poi alla fine del discorso brevemente dirò una cosa perché ritengo che è importante. Perché questa è la parte degli appalti, è una materia delicata e complessa, per cui riteniamo che il nostro comune deve aderire alla stazione unica appaltante istituita presso la prefettura, che ha la finalità di curare tutte le procedure di aggiudicazione a partire da un importo di almeno 150.000 euro dei contratti di lavori pubblici, di prestazione di servizio, di acquisto beni e forniture, dalla redazione e pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione definitiva. Tale procedura consente maggiore professionalità nello svolgimento delle gare, si pone come obiettivo di creare maggiori condizioni di trasparenza, sicurezza e legalità, nonché di maggiore concorrenza. Si eviterebbero probabilmente tanti appalti diretti dove non sono nemmeno necessari e previsti dalla normativa. Da tenere presente che alla stazione unica appaltante ha già aderito il consorzio cimiterale dei comuni di Casoria, Casapatore, Arsano e molti comuni della provincia di Napoli. Brevemente vorrei dire perché ritengo che la stazione unica appaltante è una cosa necessaria per il comune di Casoria. Perché nell'ultimo anno si è verificato un fatto paradossale su un appalto che è quello della scuola Cimiliarco. Per la scuola Cimiliarco vorrei dire che è stato scelto un tipo di gara che è quello denominato dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In un minuto dirò tutto, non mi soffermo molto. Quando avevo chiesto ma perché questo tipo di scelta di gara che in 30 anni non è mai stato utilizzato, dice no, perché noi facendo questo tipo di gara riusciremo a completare l'appalto entro 2 mesi.
Allora, alla gara hanno partecipato 5 ditte. La prima seduta era prevista per il mese di aprile 2010. Siamo a gennaio 2011, non si è ancora conclusa la gara. Entro dicembre sono state esaminate tutte le offerte tecniche. Da il 10 dicembre la commissione è stata rinviata al 10 gennaio e poi al 14 febbraio. Per fare cosa? Doveva soltanto fare un'operazione matematica, cioè 5 equazioni, che credo che tutti quelli che hanno fatto almeno la terza media sanno che almeno se io le faccio a mano impiego mezz'ora, con la calcolatrice ci vogliono 3 minuti. Ed è stata rinviata questa seduta per definire questa gara per impedimento del dirigente e per impedimento della commissione. Ma io dico, se il 10 dicembre c'è un impedimento, siccome ci vogliono 5 minuti, ma perché la gara non viene rinviata all'11 dicembre, al 12 dicembre? E diciamo, la cosa strana però, consentitemela, è che tutte le forze politiche, i partiti, le associazioni, Alpino, nessuno è intervenuto su questo argomento. Magari sarete per, ma non in maniera forte come intendo io. Diciamo, credo che sia una questione questa veramente, veramente importante e che vada posta all'attenzione e che almeno i partiti dovrebbero segnalare al sindaco con forza che la questione dovrebbe, siccome si può risolvere in mezz'ora, anziché rinviarla a 14 aprile, poi probabilmente, perché sono convinto che la rinvierebbero ancora, però se c'è una unità di intenti, credo che questo appalto potrà essere definito a brevissima scadenza e si potrebbe dare una sistemazione dignitosa agli alunni della scuola elementare che attualmente stanno proprio arrangiati nel presso del polifunzionale Alpino, che era un'ex scuola materna. Buonasera, grazie.